Uno, tener duro, perché la prima cosa che mi ha detto il professore quando sono stata da lui era non abbassare il ponte levatoio alla malattia, non ti far prendere assolutamente dalla depressione, perché questo significa essere sconfitti su tutta la linea. Sarà dura, non è una passeggiata, perché quando si parla di cancro, cancro uguale morte, questo che ti riecheggia sempre nella mente, quindi tu vieni presa dal panico, dal terrore, ingestibile, proprio sproporzionato. Prende te e prende chiaramente i tuoi cari. Lui però ha ribadito questo, io ho fatto mia questo suo suggerimento e dal primo momento ho deciso che dovevo andare avanti. Credo che il momento principale quando vedi una persona che è ammalata di tumore, forse è proprio il primo momento, quando ti ci trovi davanti la prima volta, quando comunichi una diagnosi o quando hai davanti una persona che sa di avere una diagnosi e si aspetta di capire quello che succederà nel futuro. Credo che questo sia il punto principale dal quale bisogna partire e da lì forse parte un processo che è quello che porterà questa malata alla cura e poi alla guarigione. Io mi sono ammalata nel 2002, un fulmine a ciel sereno come appunto accade in questi casi, una cosa imprevista perché si pensa sempre che questo possa accadere agli altri e non a te. Io sono stata operata per un carcinoma dell'endometrio. Io ho avuto un cancro al seno, mi sono operata a luglio, il 17 luglio, e me ne sono accorta perché vedevo il seno che era un po' sformato. Era un momento felice, un bambino di 3 anni e mezzo, una bimba di 1 anno e mezzo e poi questa malattia. 7 anni fa mi sono operata e dopo 20 giorni dell'intervento ho iniziato la prima chemioterapia. Avevo dolore, l'ho avuto per molti mesi e l'intervento per me è stato la liberazione dal dolore, quindi l'ho affrontato molto bene. I dottori mi chiamavano dicendomi: Rosaria, ce la devi mettere tutta, ti devi vestire, devi uscire, perché io erano 7 giorni che non mi alzavo dal letto, proprio non volevo reagire né mangiare, mi dava nausea su tutto, cioè i profumi, l'odore, non sentivo nemmeno il cibo, poi avevo proprio nausea, non avevo proprio voglia, depressione. Io sentivo che il corpo mi aveva tradita con la malattia. In realtà poi leggendo ho acquisito un po' di consapevolezza sul fatto che non era il corpo ad avermi tradita. Io mi ero tradita. Mi ero tradita perché negli anni precedenti la malattia ero stanca, ero sfibrata per tutta una serie di motivi e avevo fatto nel tempo un grande sforzo di volontà per stringere i denti ed andare avanti. Però, come dice Lowen, la volontà da sola non ce la può fare se non c'è dietro l'energia del corpo. E la dottoressa la mattina mi ha chiamato e mi ha detto: devi reagire, devi uscire, se no aspettati la morte. Cioè, lei me l'ha detto una cosa così per farmi svegliare un po'. Ha detto: alzati, dipende tutto da te, è come se vai in guerra. Poiché si trattava di un caso alquanto raro, pare un'incidenza di un caso su 25.000, io non sono romana, ho deciso di farmi curare a Roma, al Gemelli, perché avevo sentito da un'amica di questo professor Scambia, che pare sia appunto un'eminenza nel campo, e lui aveva curato degli altri casi in passato e sono venuta da lui. Di qui è iniziato tutta questa odissea, perché mi sono spostata dalla mia città a Bari ogni settimana per fare la chemio. Ho fatto 8 cicli molto pesanti, ci sono stati dei rivolgimenti terribili in questa malattia perché purtroppo ho avuto delle complicazioni, cioè c'è stato uno scompenso di tutto il corpo che a un certo punto ha ceduto. Poi questa chemioterapia, la prima mi sono sentita talmente male, rifiutavo perfino di alzarmi dal letto. Volevo stare al buio, non sopportavo gli odori, mi dava tutto fastidio. Però dopo l'intervento e dopo la chemio, la vita non poteva essere più così movimentata, perché intanto il corpo era lento e il corpo era molto stanco e io ero stanca dietro al mio corpo. E tante volte mi svegliavo la mattina e dicevo: ma io sono troppo stanca di affrontare un'altra giornata. Sono entrata in ospedale a Gemelli e ci sono rimasta 3 mesi di seguito senza vedere la mia famiglia, i miei bambini. Non potevano neanche sentirmi perché non riuscivo neanche a parlare in quanto avevo avuto un ustione per una interazione della chemio con altri farmaci che prendevo. Un ustione in bocca, fin giù, un ustione alle mani, come se avessi messo le mani in un forno a 200 gradi. Ho cambiato la pelle completamente delle mani.
non sentivo il gusto, non riuscivo a parlare, sono andata in dialisi, insomma una serie di complicazioni, però in tutto questo io ce la dovevo fare. Questo è quello che noi come medici cerchiamo di assecondare. Quando entri in questo meccanismo capisci, cerchi di inquadrare la persona e cerchi di dare delle parole che devono essere di rassicurazione. Io per esempio ho verificato che se tu in un colloquio di questo tipo dici la parola guarigione, quella è una paziente che si dispone diversamente, cioè quello che quella persona vuole sentire in quel momento ed è disponibile per questo a qualsiasi sforzo. E se mi fai queste cure, se io mi opero anche se è un intervento pesante, se io faccio la chemioterapia anche se è una cosa pesante, ma io guarirò, è questa parola che quella persona vuole sentire ed è questa che questa cosa che noi dobbiamo in qualche modo dire e far capire. E questo mette al riparo questa persona da tante cose, mette in tranquillità una famiglia, ci consente di affrontare le cure in un certo modo. Ebbene, ora, noi non sappiamo se questo condizionerà la guarigione, però sicuro sappiamo che questo condizionerà l'accettazione ottimale delle cure e quindi renderà quel periodo, che è un periodo difficile per una persona e per una famiglia, un periodo tollerabile. E facevano vedere in televisione di cancro si può guarire. In quell'attimo mio figlio ha guardato la televisione insieme a me e mi ha fatto: mamma, vedi, se tu ce la metti tutta di cancro puoi guarire. In tutto questo c'è stata una figura che mi ha dato il pungolo, lo sprone sempre, una persona che mi ha accompagnato sempre in tutti i miei viaggi, le mie visite, è stata con me in ospedale sempre, giorno e notte, che mi ha preso anche a schiaffi quando era il caso, perché non è, come ripeto, non è una passeggiata assolutamente, si soffre, si sta male. E allora cosa ho ripensato? Ho ripensato alle cose che mi piacciono, che mi piacevano. Quello che mi era sempre molto piaciuto è la musica e anche il ballo. Allora ho ricontattato i nostri insegnanti di tango, Ali e Eliana, e ho chiesto ad Ali se era disponibile a fare qualche lezione, ballare con me. Io non mi sentivo più la pancia dove ero stata operata, tutto l'addome, e nel tango non si balla con le gambe, non si balla con le braccia, non si è scomposti, si balla dalla pancia. Il ritmo e il movimento non nasce dalle gambe, nasce in parte dal contatto dei piedi con la terra, ma è dalla pancia che si sprigiona. E allora lui mi ha detto: senti questa pancia e vedila piena di luce, come se fosse un sole, e il sole e i suoi raggi che partono da lì. Lì è l'energia. Io avevo rifiutato questo mio andare avanti, anche se mi chiamavano i dottori per dire: sei tu la forza, devi andarne avanti. Non volevo fare più chemioterapia, però mio figlio mi ha dato questa forza di andare avanti. Mi ha scattato una molla dentro di me, non so che cosa. Poi comunque ho reagito e questo è quello che volevano loro. Quando ho reagito così sono andata in ospedale a fare la chemioterapia, tutta truccata, con i capelli lunghi, la parrucca bella lunga, rossa. E mi sono fatta coraggio così. Ho deciso innanzitutto di non farmi mai vedere, diciamo, distrutta. Quindi il mio primo passaggio è stato andare da un venditore di parrucche e tagliare i miei capelli molto lunghi del modello della parrucca che avevo scelto. Un bel caschetto, sempre truccata. Non ho mai ceduto sotto questo profilo, anche se mi sentivo a pezzi, perché si sanno gli effetti appunto della chemio: nausea, vomito, senso di spossatezza infinito. I momenti di cedimento ci sono, quando tu vuoi gettare la spugna non ce la fai proprio più fisicamente, cioè quando incominci a dimagrire diventi brutta. Quindi io mi truccavo ancora di più, lei diceva: sembri malata. Io dicevo: guarda che sono malata, mettiti un po' più di trucco. Fuori mi ero lasciata andare, cioè trascurata anche la mia parte estetica. Sono stata sempre una donna che ci ha tenuto, mi sono sempre lasciata, poi in quel periodo mi sono proprio lasciata andare. Anche quando ho avuto momenti di cedimento, non volevo più alzarmi dal letto, quando sono stata malissimo, non avevo più veramente la forza, ho detto: basta, non ce la faccio più. Lei diceva: adesso ti alzi, metti le ciabatte, ti alzi, ti trucchi e basta, smettila, noi dobbiamo tornare a casa. Comunque vedevo le persone anche più grandi, di 70 anni, la loro preoccupazione erano i capelli. Io trasmettevo e comunque andavo in giro tutta truccata, con la parrucca lunga, e loro dicevano: ma tu non ti sono
caduti i capelli. E facevo vedere, no, non sono caduti, però nello spirito. E vedevo che le persone comunque mi guardavano in una maniera diversa, come di questa la vedo sempre sorridente, così. Era la forza che anche io avevo in me e la volevo trasmettere agli altri. È stato mio figlio che mi ha dato la forza di dire, credo ancora, comunque c'è qualcuno veramente che ha bisogno di me. È questo che mi ha spinto a dare la forza di andare avanti. L'amore che comunque mio figlio, un amore che io avevo ma avevo lasciato perdere, che mi ha fatto rivivere mio figlio. Come dici, sono io. Ecco, è importante perché ho visto tante persone, le mie compagne di camera, ne ho viste tante veramente, che hanno vissuto in completa solitudine questo dramma. Cioè, in quel periodo che tu stai male, non vedi cioè, le altre persone che magari devi farli vivere, tirarli avanti, non li vedi perché ti abbandoni, vedi il nero. Cioè, ho visto dei compagni scappare, ho visto delle persone che di fronte alla malattia della moglie hanno l'unica reazione che hanno avuto è stata quella forse di non essere più presenti, di non dare quel supporto che era necessario. E di fronte a questo ho avuto reazioni varie. Una, per esempio, è quella di persone che trovano altri modi di risollevarsi, che sono negli amici, sono a volte negli ideali che hanno, nel lavoro, in altre cose. Ho visto purtroppo a volte delle donne precipitare proprio per cause di questo tipo ed è per questo che secondo me è importante parlare di queste cose, far capire che i messaggi sono e che i periodi sono periodi difficili, ma sono periodi che passano e che poi si torna a una vita normale. Poi molto che mi ha colpito una signora che veniva, stava sempre coccolata il marito e lei piangeva e questa mi ha colpito tantissimo perché la vedevo proprio giù e io dico, che cosa ha signora? Lei mi ha detto, lo sai, mi è successo, mi sono operata di cancro. Ho detto sì, perché noi stiamo facendo comunque un giretto qui, stiamo facendo chemioterapia. Mi ha raccontato la sua storia, io gli ho raccontato tutta la mia storia. Poi dopo, quando l'ho rivista, mi ha detto, e questa è stata la mia forza anche di dire, ok, allora sono forte così. Mi ha detto, dice, lo sai, ti ho pensato molto e mi hai dato coraggio su questa cosa. E questa per me è stata una vittoria, perché comunque ho trasmesso questa cosa positiva. Oggi sono guarita, sono 5 anni che sono stata operata. E quindi questa malattia, questa esperienza ovviamente mi ha segnato molto e ho imparato a conviverci. Con questi segni che mi ha lasciato, ho imparato anche a lasciare andare delle cose, perché oltretutto la malattia ha coinciso anche con la mia mezza età, con l'invecchiamento, quindi comunque sia già l'invecchiamento significa lasciare andare delle cose, ci sono sempre delle perdite, delle rinunce, rinunce a un corpo vigoroso, rinunce alla salute non perfetta, rinunce alla bellezza, a quello che si era una volta, quindi a lasciare andare tante cose di sé del passato, acquisendo, io penso, una profondità che prima non c'era. Si viveva giorno per giorno. Io invece poi 3 anni fa ho ripreso a lavorare in una libreria, un posto stupendo, e rapporto col mio corpo ottimo. Ottimo, ho recuperato un po' di chili che avevo perso abbondantemente. E si affronta la vita con una grande carica, appunto sminuendo tutto ciò che prima poteva sembrare una tragedia, anche la stupidaggine veramente a cui si dava troppa importanza, ridimensionando un po' tutto, dando valore a ciò che veramente ha valore, a goderti davvero il momento di gioco sul lettone con i bambini, piuttosto che l'uscita con gli amici a cena. In una donna che ha avuto un cancro, secondo me quello è uno dei momenti più emozionanti, e cioè noi ne abbiamo tante di persone che hanno vissuto l'esperienza del cancro, magari un cancro all'apparato genitale, quindi che le colpiva proprio negli organi della riproduzione, e queste persone noi le abbiamo curate, guarite, gli abbiamo fatto fare una gravidanza. Quello è veramente, secondo me, il completamento di un messaggio, perché hai guarito qualcuno e gli hai fatto rigenerare una vita nuova. Questo è veramente, credo che sia una delle più grandi vittorie della medicina moderna, cioè essere riusciti a fare questo. Oggi il mio rapporto con la vita è diverso in questo senso, che penso sia un rapporto realistico, perché io credo che la guarigione sia un atto di coraggio, ma da ripetere ogni giorno.
Per me ha funzionato così. Non è una scelta che si fa una volta. Io lo devo ripetere ogni giorno, dirmelo. Adesso sono più forte. Mi piace più, ecco, l'odore della campagna, lo sento. Cioè, sento più cose che prima magari lasciavo perdere. Io sono grata per tutto questo che ho avuto. Sono grata al professor Scandia perché mi ha salvato la vita. E sono grata anche a tutto quello che ho passato, anche tutto il dolore, la sofferenza, perché senza questo probabilmente non sarei quella che sono oggi.